Va ora in onda diretta Saiuz in studio centrale Rosario Moreno. Un buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro per il nostro solito appuntamento del martedì sera. Grazie a Radio Saius che ci concede questo spazio settimanale. La scorsa settimana con il medico Alfio Rinaudo avevamo approfondito i temi della salute in questi giorni di problematiche con il coronavirus. E questa sera vogliamo portarvi invece l'attenzione su un altro virus, dal nostro punto di vista molto, molto più pericoloso di questo che stiamo affrontando in questi giorni. E parlo del virus della guerra. Una guerra che qui nella nostra cara vecchia Europa, patria e miccia di due guerre mondiali, appena fatte, consumate nel secolo appena terminato, e ci si prepara a combatterne una terza. Ecco, prima di presentarvi il nostro ospite, l'ospite di questa sera, desidero condividere con voi un pensiero che mi è venuto non molto prima di entrare in trasmissione e che è questo. Non credo che il modo in cui si muore in fondo non faccia differenza, che tanto muoio in un modo, muoio in un altro, morto sono, ok, ed è finita lì. In realtà, quando l'uomo viene colpito da una calamità, da un evento naturale, come può essere un terremoto, un uragano, uno tsunami, oppure come in questo caso da un virus con un'epidemia particolarmente forte, ecco. In queste circostanze l'uomo tende ad unirsi, a solidarizzare, ad aiutarsi, naturalmente con le dovute eccezioni che abbiamo visto grazie a Francia e Germania nei giorni passati. Ma comunque fondamentalmente scatta nelle persone un sentimento di vicinanza, di mutuo soccorso. Davanti invece ad una guerra, ad un conflitto, l'uomo si divide profondamente, si combatte, si imbruttisce, si brutalizza nell'anima, perde amore, perde onore, perde dignità. Morire per mano di un altro essere umano, invece che per una causa naturale, dal mio punto di vista, è molto più doloroso, drammatico, tragico, sia per chi la morte la subisce, e sia per chi la morte la procura. È come, secondo me, morire due volte, morire nel corpo e morire nell'anima. Ecco, fatto questa premessa che mi sentivo di condividere, vi presento l'ospite di questa sera, che è una persona poliedrica, dai molteplici interessi, impegnato in diversi ambiti, scusate, del vivere sociale, responsabile nazionale del settore pace di Rifondazione Comunista e che ha approfondito le tematiche riguardanti la corsa agli armamenti, l'industria bellica. Quindi un buonasera Gregorio Piccin, grazie per averci concesso questo tempo che passeremo insieme, Gregorio. Buonasera e grazie a voi. Ecco Gregorio, tu sei autore di vari articoli su riviste come Giano, Guerra Pace, Alternative Europa, poi hai scritto, ho visto anche per il Manifesto, in modo particolare Le Monde Diplomatique, sei
scrivi sul quotidiano online Friuli Sera, hai anche curato per l'editore KV dei libri Se dici guerra, basi militari, tecnologie, profitti, e poi Frammenti sulla guerra, industria e neocolonialismo in un mondo multipolare. Quindi una persona che, partendo dal termine guerra, ha approfondito diverse tematiche. Io con te partirei subito con questa grande operazione che c'è in atto, questa esercitazione europea chiamata Defender Europe 2020, che è in atto. Non so quanti ascoltatori ne sono informati, e vorrei che tu ci dessi l'idea di che cosa, pur essendoci questo importante evento di questo virus che ci fa tenere tutti a casa, pure il sistema militare va avanti con le sue programmazioni. A te. Allora, beh, sì, ultimamente ho visto che su questo tema, cioè sul tema di questa esercitazione in particolare, circolano diverse cose, alcune, come potremmo definirle o ascriverle a quel mondo, diciamo, dei complotti, no? Per cui adesso col coronavirus, ecco che arrivano gli americani, chissà cosa succederà. Allora, il problema in realtà è un altro. Innanzitutto, insomma, la presenza degli Stati Uniti d'America non ha mai aspettato il coronavirus per dimostrarsi e manifestarsi pesantemente in Europa e in particolare nel nostro paese. Rispetto a questa esercitazione va detto che è stata annunciata già parecchi mesi fa, diciamo le prime uscite pubbliche ad ottobre, e in realtà è stata addirittura preparata, cioè concepita già dal maggio scorso, quindi diciamo è una cosa che era sul tappeto da tempo, e anzi, come magari vedremo dopo, il coronavirus la sta cominciando a, possiamo metterlo tra virgolette, a sabotarla, nel senso che ci sono già state diverse defezioni, ma questo magari lo vediamo dopo. Vediamo invece cosa prevedeva prima che la pandemia si estendesse. La manifestazione prevedeva l'arrivo, dico prevedeva perché, ripeto, i numeri adesso sono un po' in discussione, prevedeva l'arrivo di un contingente di 20.000 uomini, soldati dagli Stati Uniti, più altri 9.000 già presenti sul territorio europeo. È un dispiegamento enorme, chiaramente, di mezzi pesanti, leggeri, sistemi d'arma e quant'altro, più il diciamo l'apporto di altri 7.000 soldati dei 17 paesi membri e partner della NATO, tra cui l'Italia. Questo diciamo a grandi linee. Il quadrante delle operazioni, delle esercitazioni è quello nord-orientale, quindi interessa tutti i paesi diciamo confinanti con la Russia, più la Germania, il Belgio, l'Olanda. Ecco, questo diciamo in termini generali. Si parla appunto di decine di migliaia di soldati che attraverseranno tutte le frontiere europee in maniera molto rapida, anche perché questo è il senso dell'esercitazione, no? Testare la rapidità di dispiegamento dagli Stati Uniti di un contingente importante inserito in ambito NATO, quindi col supporto degli alleati europei. Ufficialmente viene diciamo effettuata questa esercitazione per accrescere la capacità di dispiegare rapidamente una grande forza di combattimento dagli Stati Uniti in Europa. Questo diciamo le dichiarazioni ufficiali, e quindi si svolgerà con tempi molto rapidi che però appunto rendono di fatto impossibile sottoporre decine di migliaia di soldati alle norme sanitarie legate insomma alla pandemia che si sta diffondendo
e eventualmente impedire che nei turni di riposo questi entrino in contatto con gli abitanti. Questo è un dato di fatto. Pochi giorni fa, appunto, sul Manifesto, col suo condirettore Tommaso Di Francesco, abbiamo scritto un pezzo intitolandolo "Il coronavirus, il Covid-19 sta sabotando Defender Europe 2020? Ma in parte sì, tanto per dirne una, già l'Italia, che va detto in questa esercitazione in particolare, non avrebbe avuto un ruolo importante, rilievo, perché avrebbe dovuto mandare un paio di brigate, la Folgore e la Garibaldi, di fatto per bocca di Guerini, il nostro ministro della difesa, si è ritirata a fronte dell'emergenza nazionale in corso, evidentemente. Così hanno fatto prima dell'Italia la Finlandia, che non è un membro NATO, ma ne è, diciamo, soltanto un partner, quindi ha una posizione molto marginale, tuttavia ha ritirato un'esercitazione collaterale alla Defender Europe 2020 i suoi 400 soldati che sarebbero stati appunto inviati, quindi li ha ritirati. E così ha fatto anche la Norvegia, che ha ritirato, non ricordo adesso esattamente se 14 o 16 mila uomini dall'esercitazione, non solo, ha anche interdetto il proprio territorio nazionale, che sarebbe stato diciamo uno di quelli coinvolti dai movimenti dei mezzi militari dell'esercitazione, lo ha interdetto, lo ha escluso dall'esercitazione stessa. E quindi questo è, diciamo, al momento il risultato di Covid-19 su Defender Europe 2020. Gli stessi Stati Uniti hanno ridimensionato il numero di soldati che dovrebbero arrivare, però non sono stati chiari nel definire questo ridimensionamento. Ecco, questa è la situazione, appunto, che si andava creando in Europa. Non ci fosse stata questa problematica, diciamo, di salute così estesa, noi avremmo avuto forse quella che è la più grande esercitazione militare nel nostro territorio a ridosso della Russia da moltissimi anni, a creare una tensione che veramente fa pensare, anche perché vorrei, ma questo è un ragionamento che magari facciamo, mi ricollego su una domanda che volevo farti in seguito. Allora, tanto per dire che queste forze militari, queste intenzioni di controllo dei territori per gli interessi dei vari paesi non muoiono mai, anche comunque di questi giorni, anche questa non è, è forse meno del Defender Europe una notizia che si conosce qui in Italia, c'è stato un vertice bilaterale italo-francese a Napoli, con quali finalità? Ma allora, il vertice verteva principalmente sul tema della cantieristica militare, dove infatti erano presenti i ministri della difesa, ma anche gli amministratori delegati dei due gruppi principali, che saranno i soggetti di questa joint venture, che sono appunto Fincantieri da una parte per l'Italia e Naval Group per la Francia. È stato annunciato praticamente l'avvio di questa joint venture, di questo connubio industriale che si chiama Naviris e che porterà, che è stato salutato da tutti ovviamente come un grande successo, perché porterà la collaborazione di questi due grossi poli della cantieristica, non solo militare ma anche civile, però si parlava di questo aspetto invece, di quello militare, in tutta una serie di, come dire, di rilanci produttivi, nuovi progetti e manutenzioni. Come dire, molto, molto, come,
come possiamo dire, molto molto contenti si sono dimostrati i due amministratori delegati, e soddisfatti in particolare della, come dire, del supporto avuto dai rispettivi governi. Come spesso succede in questo genere di cose, i governi come dire, sono parte integrante di questi processi, non sono soltanto degli osservatori, ecco, diciamo così. Certo. A margine, diciamo, di questo incontro, sul tema della cantieristica militare, i due ministri degli esteri si sono praticamente confrontati. Io ho qui anche le dichiarazioni, adesso le cerchiamo. Datemi solo un secondo. Certo. Allora, perché sono interessanti. Eccoci qua. Allora, lo stesso Guerini ha dichiarato che questo accordo intergovernativo sulla cantieristica navale, aperte le virgolette, darà vita ad una formidabile joint venture tra i nostri paesi, attraverso Fincantieri e Naval Group. A margine appunto di questa cosa, come dicevo, c'è stato un grande entusiasmo rispetto anche alle opportunità per l'export, che oramai da anni è il mantra congiunto, no, di ministeri e industrie, è una sorta di altare molto profittevole su cui poi si sacrificano cose come la verità per Giulio Regeni, la sorte dello studente Patrick Zaki, se non anche la correità nel genocidio del popolo yemenita, perché poi verso Egitto e Arabia Saudita e i paesi del Golfo si concentra la maggior parte delle vendite di questi gruppi. E quindi, insomma, diciamo che il silenzio su tutta una serie di dossier che hanno a che fare con diritti umani, se non addirittura per bocca della stessa ONU, di emergenze umanitarie tra le peggiori della storia, derivano tutte da questi interessi molto, molto forti. Dicevo che i due ministri della difesa, quindi Guerini e l'omologa francese Parly, hanno formalizzato la creazione di questa Task Force Takuba, ossia un contingente di forze speciali europee, tra cui evidentemente anche le nostre italiane, che andrà ad operare in Mali, coordinandosi direttamente con le forze armate locali da una parte, ma soprattutto con quelle francesi. La cosa che diciamo salta subito all'occhio è che andremo lì fondamentalmente per fornire assistenza militare e cosiddetto capacity building, ossia diciamo una capacità di costruire operatività militare verso le forze armate locali. E soprattutto per dare man forte alla Francia e ai suoi partner nel contrasto ai gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Diceva, salta subito all'occhio, perché mentre appunto in Mali si accorre per sconfiggere questo terrorismo jihadista, in realtà in altri quadranti, come in Siria, noi invece, come dire, proteggiamo e facciamo grossi affari e lucriamo invece con la Turchia di Erdogan, che questi gruppi jihadisti, da Al-Qaeda allo Stato Islamico, li ha utilizzati in passato e li continua ad utilizzare anche oggi disinvoltamente in funzione anticurda o come fanteria nei suoi piani egemonici nell'area. Quindi due pesi e due misure sulla pelle altrui, e con sempre sullo sfondo il vero obiettivo, che è il business. È una grandissima ipocrisia di cui veramente ci vestiamo con una tranquillità disarmante. Questo veramente
Va detto, guarda, io con te volevo approfondire, entriamo dentro queste logiche della guerra e cerchiamo di capire veramente è l'unica alternativa per produrre qualche cosa di buono e di utile per l'uomo. E tu hai anche fatto a suo tempo un discorso a quella che hai definito la privatizzazione della guerra. E sì. Che cosa intendevi dire con questo? Proviamo a sviluppare un attimo questo discorso che io ho trovato interessante in un tuo intervento. Ma allora, si tratta semplicemente di questo, chiaramente la definizione è provocatoria, ma neanche tanto poi, sta ad indicare un processo che in modo particolare si è sviluppato dopo la fine della guerra fredda, anche nel nostro paese, e che ha seguito un po' il modello anglo-americano, in particolare quello statunitense. Cioè un modello in cui l'industria militare diventa centrale per determinare la stessa politica estera, cioè per piegare la politica estera del paese alle sue esigenze. E così è stato fatto anche con le forze armate. La trasformazione richiesta anche questa dagli Stati Uniti a tutti i suoi alleati europei dopo la fine della guerra fredda, la trasformazione, intendevo dire, delle forze armate dalla leva alla professionale, va in questo senso, poiché un esercito di leva, che guarda caso è quello di cui dispongono anche i nostri vicini austriaci, che sono un paese neutrale che non ha partecipato a nessuna guerra in questi ultimi 30 anni, o alla Svizzera o la stessa Finlandia, non è adatto, è un esercito che ha una postura di tipo difensivo, territoriale, non è assolutamente adatto a un tipo di impiego oltre confine. Per varie ragioni, poi se vuoi magari ne parliamo, mi concentrerei adesso magari invece a sviluppare la questione dell'industria militare. La stessa trasformazione comunque delle forze armate in senso professionale è andato incontro, in soccorso, agli fatturati dell'industria bellica nazionale che con la fine della guerra fredda cominciava ad essere piuttosto colpita dalla fine di un conflitto che comunque si era come dire manifestato come molto lucroso. Per chiarire meglio, io addirittura lascerei parlare proprio Alessandro Profumo, che è l'amministratore delegato di Leonardo. Leonardo ex Finmeccanica, quella che era Finmeccanica adesso si chiama Leonardo, per chi non lo sapesse, e che è un'intervista che lo stesso Profumo ha rilasciato recentemente a Rivista Italiana Difesa. Alessandro Profumo dice questo, no? Alla domanda del giornalista che gli chiede che cosa rappresenti Leonardo per il paese, Profumo risponde così: prima di tutto uno strumento della politica internazionale dell'Italia, poiché il suo settore di business riguarda direttamente i rapporti di alto livello con gli altri stati. Ora, sì, se noi consideriamo che i maggiori clienti di questa azienda, cioè di Leonardo, sono Stati Uniti, Turchia e monarchie petrolifere del Golfo, allora comprendiamo bene anche qual è il senso profondo delle parole dell'amministratore delegato. Ossia che l'industria bellica non è soltanto uno strumento della politica internazionale dell'Italia, ossia della politica estera, ma diventa il faro della politica estera e della difesa italiana. E anche qui vale la pena di introdurre di sfatare un luogo comune, no? Si dice, ma l'industria militare è molto importante perché tanta occupazione, tanta economia che muove, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a vedere, in realtà non è proprio così. Nel senso che il fatturato di Leonardo, scusate, io adesso metto lì qualche numero giusto per. No, è molto interessante. Allora, il fatturato di Leonardo nel 2018, che è l'ultimo bilancio disponibile al momento, valeva 12,2 miliardi di euro.
Ma attenzione, di questi 12,2 miliardi di euro, solo il 15% veniva prodotto in Italia. Tutto il resto è stato generato all'estero, principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove Leonardo ha impianti acquisiti e direttamente controllati dall'azienda. Se si mettono in fila i numeri, che Profumo snocciola in questa intervista, appare chiaro come nel 2018 il fatturato di Leonardo in Italia valeva poco più di 1 miliardo e 800 milioni di euro, che corrispondono più o meno allo 0,1% del PIL. Il PIL italiano nel 2018 valeva 1.753 miliardi, quindi Leonardo produce ricchezza, tra virgolette, per l'Italia allo 0,1% del PIL. Allora, capite bene che sembra strano, no? Che un'azienda, perché di questo si tratta, per quanto partecipata e controllata dallo Stato col 30% e passa delle azioni, per quanto siano i governi a nominare gli amministratori delegati, comunque è una società quotata in borsa che produce profitto per i suoi azionisti. D'accordo? Ecco, questa multinazionale che vale lo 0,1% del nostro PIL è quella che determina la nostra politica estera. Cioè, non produce un granché in termini di ricchezza generale del nostro paese, ma ne diventa comunque strumento della politica internazionale. Lo stesso Profumo, è interessante poi, no, vedere come loro stessi si incartano da soli, almeno se siamo in grado di leggere i numeri. Dice, non bisogna farci trarre, questo è virgolettato, questo è Profumo che parla, non bisogna farci trarre in inganno dalla percentuale di fatturato che facciamo nel nostro paese, dicendo che è poco rilevante. Beh, un po' se ne vergogna Profumo, evidentemente, no? Poiché in quel 15% di cui si parlava prima c'è molto dello sviluppo di nuovi prodotti. Interessante anche questa cosa che sia gli industriali che purtroppo, ahimè, anche molto spesso i sindacati parlano di prodotto come fosse una lavatrice o, che ne so io, un'automobile. C'è molto dello sviluppo di nuovi prodotti per il sistema di difesa dell'Italia che, essendo particolarmente apprezzato nel mondo, diventa elemento di garanzia di ciò che Leonardo realizza. Quello nazionale è un cliente molto apprezzato grazie all'impegno che l'Italia ha espresso negli ultimi 30 anni su tutti i teatri del globo. Allora, a me sembra che la toppa che mette Profumo rispetto allo scarso apporto di ricchezza al PIL nazionale sia peggio del buco, e traduco la sua dichiarazione. Il cliente nazionale, cioè ossia il governo italiano, ossia noi, è apprezzato per la sua trentennale belligeranza, no? Perché di questo parla Profumo, no? Profumo parla degli ultimi 30 anni su tutti i tre teatri del globo, quindi è apprezzato per la sua trentennale belligeranza che permette all'azienda da una parte di realizzare quel 15% del suo fatturato, mentre le stesse avventure militari del nostro paese diventano il migliore defilé bellico globale del Made in Italy, perché chiaramente, no, andando all'estero e dimostrando chi siamo, eccetera, eccetera, tutta la nostra attrezzatura diventa in qualche modo valorizzata dalla nostra stessa belligeranza. Questa cosa qua è allucinante, tanto più che, fra l'altro, il cliente nazionale, cioè i governi, sono sia quelli che pagano buona parte della ricerca e sviluppo di questa azienda, cosa assolutamente inesistente per moltissime altre realtà produttive. Non è il governo che paga gli investimenti in ricerca e sviluppo tendenzialmente delle aziende, ma di solito sono pezzi di bilancio che vengono, ecco, per Leonardo invece ce le ha garantite dallo Stato. Ma diventa il governo, con la recente norma government to government introdotta da questo governo, dal governo del cambiamento, il governo diventa lo stesso addetto vendite per l'industria bellica nazionale, cioè diventa quello che tratta le partite di trasferimento di sistemi d'arma ad altri paesi, a paesi terzi nel mondo. Ecco, questa a casa mia si chiama privatizzazione della guerra, nel senso che c'è un interesse privato molto, 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 peraltro risibile dal punto di vista della ricchezza prodotta, ma in questo senso proprio
mi svesto anche dell'aspetto etico che per me è predominante, no? Parlando proprio da un punto di vista economico. Della ricchezza sociale, diciamo, ecco. Ne produce una frazione insignificante praticamente, e però diventa elemento strategico nella definizione della politica estera del paese. E questo è un problema, evidentemente, è un problema perché non se ne esce. Allora la domanda è: ma perché? Perché questo non solo per l'Italia, però specialmente come un paese come il nostro, che è in grado di produrre tecnologia militare ad altissimi livelli, d'accordo? Ecco, questi prodotti, come li chiamano loro, nelle relazioni internazionali diventano merce di scambio. Molto spesso, quando ci sono commesse militari di un certo livello, queste si accompagnano a accordi di tipo energetico, petrolio, gas, piuttosto che altro genere di grosse partite, grandi infrastrutture, no? Per cui, ecco, in questo senso la nostra politica estera di fatto è blindata da questo tipo di approccio, che, badate bene, è trasversale. Cioè su questo tema qua non c'è governo de centrodestra, de centrosinistra, che abbia mai spostato di una virgola o che abbia mai suggerito un'inversione di rotta. Mai. Si è proceduti sempre seguendo le richieste che arrivavano dall'industria, a testa bassa, eccetera, eccetera. Sì. Senti, intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in diretta su Pianeta Oggi Eventi nel Mondo e stiamo ascoltando degli approfondimenti sul mercato delle armi, sul come uno spirito di guerra pervada la società del XXI secolo con Gregorio Piccini. Un poco, Gregorio, è il discorso che è stato fatto per gli acquisti anche degli F-35, i posti di lavoro che venivano garantiti grazie... Certo. Ma che era proprio una roba risibile anche in quel caso, se per quello. Certo, perché ma poi tra l'altro, mettiamo, ecco, visto che parliamo adesso per un momento, no, lasciamo da parte la questione etica, che ripeto per il sottoscritto, come penso per te, sia preponderante, no, quando si affronta in questo discorso. Certo. Lasciamola da parte un momento, parliamo di economia, benissimo. Abbiamo visto che cosa vale Leonardo per l'Italia, lo 0,1% del PIL, cioè... veramente poco, quasi nulla, d'accordo? Consideriamo invece settori come il manifatturiero, escluso ovviamente quello militare, cioè tutto il resto, e l'agroalimentare. A causa della politica estera che i nostri governi hanno trasversalmente seguito in tutti questi anni, abbiamo inferto colpi pesantissimi, ma del valore di diversi miliardi, che superano la decina di miliardi, a questi due settori. Penso per esempio alla nuova guerra fredda verso la Russia, per esempio, che è un fatto che interessa molto agli Stati Uniti, ma che francamente mi pare a noi interessi poco, anzi faremmo bene ad evitare di fare nostri nemici altrui. Nel senso, perché con la Russia non mi pare che ci sia una... come dire, una minaccia incombente, anzi era un paese con cui c'era un export molto molto sviluppato. Specie agroalimentare, come dici tu. Sì, è che è stato colpito pesantemente da questo ciclo, diciamo, di attriti, frizioni, appunto di nuova guerra fredda. Per cosa? Appunto, per magari rilanciare qualche aspetto, qualche produzione dell'industria militare, ma colpendo allo stesso tempo invece settori ben più importanti, produttivi, economicamente interessanti e anche dal punto di vista occupazionale, che ne hanno risentito. È un po' come fu anche durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè in questo sistema economico non c'è un'idea monolitica della politica estera. Ci sono settori molto ristretti, che sono quello estrattivo, quello appunto dell'industria militare, eccetera, che spingono e hanno bisogno di una costante situazione di tensione, di belligeranza, perché ricordiamocelo che se il mio prodotto è un sistema d'arma,
Io devo, come dire, devo avere un mercato dove piazzarlo, e soprattutto questo prodotto si deve consumare se io voglio rivenderlo, no? Mi spiego, è come per una lavatrice, è come per qualsiasi altra cosa, no? Quindi è chiaro che c'è una necessità di mantenere una certa attenzione. Per tutto il resto del comparto economico, invece, questa situazione di belligeranza non è favorevole, perché chi produce normalmente, che ne so, orologi piuttosto che scarpe, piuttosto appunto che mele, arance o quant'altro, ha interesse che ci sia una stabilità, che ci sia una collaborazione, una cooperazione tra paesi, non la guerra, perché in guerra evidentemente poi insomma le partite commerciali saltano, no? Ecco. Certo. Beh, guarda, questo discorso che stai facendo è assolutamente fondamentale. Si può immaginare, noi abbiamo la pubblicità che ci insegna una cosa, se io, non lo so, produco birra e intendo venderla, in qualche modo spingo, faccio della pubblicità, la promuovo perché questo avvenga. Se mi trovo in un pianeta dove tutti gli stati vanno d'accordo, c'è un grande senso di amicizia, c'è un grande senso di armonia, di tolleranza reciproca, eccetera, eccetera, io questa tolleranza, questa armonia la devo andare a provocare, a rovinare, perché devo stimolare il suo contrario per vendere quello che io produco, se produco armi. E questa è un poco la ragione per la quale anche noi ci facciamo amici in molti paesi del terzo mondo, alcuni generali piuttosto che altri, lo stesso fa la Francia, lo stesso fa la Germania, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. C'è proprio questa, e comunque a me fa molto piacere che tu abbia sottolineato questo aspetto, perché in mancanza di guerra, dove solo quello va avanti e viene prodotto, il resto è ricchezza se abbiamo la capacità di distribuire questa ricchezza, se abbiamo la capacità di vederci tutti i cittadini del mondo e di tenere l'altro in tanta considerazione quanto teniamo noi stessi. Alla fine dobbiamo sempre ritornare un poco all'etica delle cose, che è quella che, se ci svegliamo, produrrà benessere in futuro. Senti, io ti volevo anche chiedere una cosa. In realtà potremmo anche immaginare dei settori in cui impiegare le risorse che noi mettiamo in campo militare, che adesso mi sembra in Italia, forse tu sei più sicuramente più competente di me, è in campo NATO, sono sull'ordine dei 70-80 milioni. Comandi? Di euro al giorno. Di euro al giorno. Sì. Ecco. Sì. Ma allora, c'è un modo di immaginare anche una leva diversa, o un modo di impiegare questi soldi in modo diverso, no? Mi sembra. Certo. Allora, ricordiamoci quello che diceva Profumo. Per vendere ai suoi clienti esteri, Profumo per dire Leonardo, per dire l'industria bellica nazionale, ha bisogno del nostro défilé all'estero, cioè il fatto stesso di essere all'estero, nelle missioni, nelle occupazioni e quant'altro, è la migliore pubblicità, come dicevi tu, no? La migliore pubblicità, cioè guarda qua, vedi le forze armate italiane, stanno qui, stanno con gli Stati Uniti, insomma, voglio dire, agli occhi dei clienti esteri, questo rappresenta un ottimo brand, no? Il Made in Italy, se chiaramente è presente, eccetera. Tutto questo evidentemente non ha alcun senso, perché già solo per le missioni in Afghanistan e in Iraq, da quando le abbiamo cominciate, abbiamo speso 7-8 miliardi di euro solo per le missioni. E questi 80 milioni di euro al giorno chiaramente ricomprendono tutta questa operatività, non richiesta, non gradita e destabilizzante. Se noi tornassimo a casa con queste truppe,
però ci ritroveremo con un problema, cioè che noi abbiamo professionalizzato le forze armate proprio per mandarle all'estero. Quindi ritirandoci da quegli scenari avremmo delle forze armate che non servirebbero a quel punto proprio a nulla, nemmeno a fare pubblicità, Leonardo, mi spiego. Io penso che quella della professionalizzazione sia stata una controriforma, non una riforma, perché prima della professionalizzazione chi non voleva imbracciare il fucile aveva l'opzione dell'obiezione di coscienza, d'accordo? Nessuno imponeva a nessuno di fare vita da caserma, però allo stesso tempo, grazie all'obiezione di coscienza, migliaia e migliaia di giovani potevano entravano diciamo in tutto il settore no profit, dell'associazionismo, di quello che è il volontariato, tenendolo in piedi, era la spina dorsale di questa enorme attività solidale, no, che c'era nel nostro paese. E questa cosa qui è scomparsa, perché è vero che poi hanno sostituito l'obiezione di coscienza con il cosiddetto servizio civile nazionale, però se guardiamo ai numeri è sempre stato definanziato nel corso degli anni ed è diventato una cosa ridicola che non è neanche l'ombra di quello che muoveva l'obiezione di coscienza in termini di giovani che per un anno della loro vita si dedicavano, no, a fare del volontariato, no, a restituire un qualche senso rispetto alla cittadinanza, no? che potevano vivere. Dall'altra parte noi avevamo delle forze armate, per chi invece stava in caserma, che nelle situazioni di emergenza, proprio per il loro essere legate al territorio, cioè organizzate per la difesa e non per la proiezione, sono sempre tornate storicamente utilissime nelle fasi di emergenza. Pensiamo solo al terremoto in Friuli, nel giro di pochi mesi, grazie principalmente, la protezione civile non c'era ancora allora, grazie principalmente all'impiego delle forze armate che erano massicciamente presenti ai noi certo. In Friuli, però in quel momento hanno restituito parecchio senso della loro ingombrante presenza, perché davvero si parla di pochi mesi in cui sono state eliminate tutte le macerie. Molto spesso i soldati poi venivano impiegati anche per sostenere i contadini in difficoltà per tutto quello che era successo, eccetera, eccetera. Se noi vediamo adesso qual è l'uso che si fa delle forze armate professionali, che sono evidentemente impegnate altrove, nelle fasi di emergenza, è ridicolo. Se va bene fanno una comparsata a livello mediatico con qualche mezzo e qualche effettivo e basta. Allora, dal mio punto di vista, bisognerebbe a questo punto fare un bilancio di questa professionalizzazione e operare una sorta di ritorno al futuro, non per scimmiottare la vecchia leva. La vecchia leva era comunque ingessata dalle esigenze strategiche statunitensi, era un esercito di 300 e passa 1000 soldati che non ha più senso di essere oggi, i numeri possono essere fortemente ridimensionati, ma se noi pensassimo ad una leva, non perché i giovani imparino a dire signor sì, come dice talvolta Salvini o chi per lui, o a rifarsi il letto, ma perché si dedichi un anno della vita alla collettività o nelle caserme, ma in funzione diciamo di sostegno alla protezione civile quando ci sono le emergenze o nell'obiezione di coscienza rispetto a tutto il no profit, credo che si arriverebbe a spendere molto meno di 80 milioni di euro al giorno, non staremmo in giro per il mondo, prendiamo esempio dai vicini austriaci che non hanno fatto una comparsa in nessuno degli scenari nei quali invece noi ci siamo impegnati, e renderemo un servizio molto più utile, avremo uno strumento diciamo popolare più efficace e utile per quello che è veramente la grande minaccia secondo me che abbiamo di fronte, cioè il caos climatico montante su cui siamo completamente non attrezzati. Questo ce lo dimostra ogni anno il primo grande incendio piuttosto che il terremoto, piuttosto che l'alluvione, siamo completamente impreparati. Ecco che allora la logistica, gli effettivi, le competenze, eccetera, eccetera, delle forze armate dovrebbero essere convertite, secondo me, in questa direzione. Non per militarizzare
la protezione civile, ma l'esatto contrario, per rendere le forze armate un oggetto meno utile ai fatturati dell'industria bellica così intesa, perché poi Leonardo potrebbe trasformarsi, invece di produrre elicotteri da guerra, potrebbe produrre elicotteri antincendio, di cui c'è fortissimo bisogno, e, no, per fare un esempio. Cioè, certo, un monitoraggio di droni sugli incendi, appunto, per dire, o sugli smottamenti, o su chissà che cosa, certo. Ma quello che volevo suggerire però è questo: se noi vogliamo ripensare la nostra politica estera e quindi abbandonare questa belligeranza neocolonialista che veramente uno è fuori tempo e poi è indecente dal punto di vista etico, d'accordo? Se noi vogliamo tornare indietro e fare un passo invece verso una politica estera che guardi alla cooperazione, alla pace, alla solidarietà tra i popoli, dobbiamo pensare la questione in maniera organica, dobbiamo mettere mano alle forze armate, dobbiamo mettere mano alla questione appunto dell'industria di Leonardo, che una volta, quando era Finmeccanica, non era solo militare, c'è stato tutto un percorso per trasformarla esclusivamente in un polo dell'high-tech militare, ma prima dentro c'erano Ansaldo Energia, Ansaldo Trasporti, settori fra l'altro in salute che sono stati ceduti, venduti, no? A compagnie straniere e che però, voglio dire, costituivano una leva strategica, no? Per poter ripensare anche una conversione dell'industria e dell'economia verso la sostenibilità. Diciamo che credo che non si possa considerare una questione slegata dalle altre, bisogna poter, diciamo, fare un ragionamento di ampio respiro, organico, dove sicuramente la professionalizzazione delle forze armate è stata la chiave di volta della nostra belligeranza e va a mio modo di vedere va abbandonata. E su questo mi trovi e ci trovi, penso in molti, perfettamente d'accordo. Senti, Gregorio, io ho avuto modo di conoscerti come uno degli organizzatori della manifestazione che si è tenuta ad Aviano a fine gennaio. Il Friuli non è una rampa di lancio, che ci riporta, almeno dalle mie intenzioni, a fare una riflessione su quelli che sono potenziali e gravissimi scenari di guerra, che non si capisce perché si debba arrivare a questi estremi. Ecco, io volevo con te una riflessione su quella, non è passato molto tempo, un mese e mezzo da quella manifestazione, sì. Che cosa vuole quella manifestazione e di che cosa si preoccupa quella manifestazione, perché a ben guardare anche ad analisti di indubbio rispetto come Giulietto Chiesa e Manlio Di Nucci, queste movimentazioni di questo tipo di armi non presagiscono nulla di buono. No, non presagiscono nulla di buono. Ricordo che l'Italia è il quinto avamposto statunitense nel mondo, che la base di Camp Derby a Livorno, a Pisa, scusate, è la polveriera, cioè il deposito di munizioni più grande al mondo, fuori dai confini degli Stati Uniti. Abbiamo il muro San Iscemi, abbiamo due basi, Aviano e Ghedi, che ospitano ordigni nucleari che saranno aggiornati per essere utilizzati dagli F-35. Abbiamo i nostri piloti che, contravvenendo al trattato di non proliferazione nucleare a cui l'Italia ha aderito, si addestrano all'uso di questi ordigni con il nuclear sharing della NATO. Siamo in questo momento nel quadro della nuova guerra fredda 2.0, fredda o meno fredda, speriamo che resti tale, però di fatto siamo nei centri operativi russi un obiettivo strategico di primo livello, l'Italia, che, come dicevo prima, tendenzialmente non dovrebbe avere nessun tipo di problema, no, con questo paese, ma di fatto ospitando in questo modo, in questa maniera sul nostro territorio
tutta questa, come dire, strumentazione. Potenza di fuoco nucleare. Certo. Di fuoco, bravo, compresa quella nucleare, e ci trasformiamo a nostra volta in obiettivi strategici per le potenze minacciate o comunque coinvolte in questa tensione. Cosa buona sarebbe che l'Italia contribuisse al disgelo, che contribuisse ad una politica di disarmo, semplicemente, ecco, chiudendo questa partita del suo servilismo atlantico e verso gli Stati Uniti. Ricordo che gli accordi che regolano questa presenza ingombrante sul nostro territorio sono segreti, sono stati diciamo siglati metà degli anni 50 e sono tutt'oggi segreti, cioè a noi cittadini non è dato di sapere perché, per quanto tempo e in che modo esattamente si manifesta questa presenza militare statunitense sul nostro territorio. Sarebbe veramente ora e anche un atto di, come dire, di autostima e di cura per noi stessi, cominciare ad avviare dei percorsi per il processo di sganciamento da questa sudditanza. La prima cosa potrebbe essere rendere pubblici gli accordi e poi cominciare un bel dibattito sul senso di stare ancora nella NATO e di prestarsi appunto servilmente alle esigenze strategiche degli Stati Uniti. Io approfitto un attimo di questa tua riflessione per dire che il 25 aprile al Teatro Odeon di Firenze ci sarà un'importante conferenza con interventi di carattere internazionale, liberiamoci dalla guerra, dove ci saranno anche degli approfondimenti sulla situazione, su una richiesta di libertà per Julian Assange, per sostenere il popolo palestinese, quindi questo è un avvenimento che sarà tra circa un mese e 10 giorni, coronavirus permettendo, ma confidiamo di sì in qualche modo. Allora, sono le 19:22, state seguendo la diretta di Radio Saius, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, con l'Associazione Culturale Sicomoro. Io sono Alviano Appi. Stiamo ascoltando in diretta Gregorio Piccin, al quale abbiamo ancora 5 minuti, sul quale ti chiedo una riflessione, perché a me del tuo curriculum, così Gregorio, mi ha molto colpito questa cosa, che tu all'età di 18 anni per la prima volta hai avuto un confronto diretto con le situazioni di guerra, sei stato in Bosnia Erzegovina, Mostar, e hai seguito come volontario civile la carovana della campagna Dai Ruote alla Pace. Che cosa hai capito a quell'età, vedendo la guerra da vicino? Perché io ho l'impressione che noi così siamo nati in una società opulenta e le guerre le vediamo per televisione e le percepiamo lontane. Ma se veniamo coinvolte, che cosa vuol dire, tu che le hai viste anche da ragazzo, da giovane, così, vedere nella pelle è una cosa diversa la guerra. Dovremmo starcene veramente molto lontani e lavorare e occuparcene perché essa non accada. Assolutamente sì. A quell'età non avevo molti, cioè ero animato così da una sensibilità pacifista generica, non avevo strumenti di analisi per capire il perché stesse succedendo, in particolare quella guerra in particolare. Di certo la prima cosa di cui ti rendi conto, che magari già sapevi, però diventa chiarissima, è che la guerra è una fregatura per la maggior parte ed è un grande affare per molte poche persone.
quindi tendenzialmente, o siamo parte di quella ristretta cerchia di pescecani che dalla guerra traggono profitto, o altrimenti noi tutti dalla guerra non abbiamo, come dire, da ricavare un benché nulla, se non appunto quando poi ci si trova anche in mezzo addirittura perderci la pelle. Lo dimostrano insomma anche tutte queste decine di migliaia di persone che adesso non ce la fanno più e che dalla Siria cercano in qualche modo di poter sopravvivere a una situazione che dura da 9 anni. E che sono addirittura in mezzo a due fuochi, la Grecia che respinge, la Turchia che spinge. La Grecia che però io chiamerei Europa, perché la Grecia sicuramente ci sta mettendo del suo, però la Grecia è anche un paese che ha qualche milione di abitanti e un'economia per cui si è già in ginocchio, quindi bisogna anche, come dire, no, al netto del neofascismo che lì si sta manifestando, però sì, lì c'è l'Europa, non c'è la Grecia, lì c'è il confine europeo e l'Europa è una grande infame in questo momento, perché se da una parte appunto deve esportare tecnologia militare, dall'altra si rifiuta, quindi fomentando e mettendo a disposizione le basi tecniche per queste guerre e questi genocidi, dall'altra si rifiuta categoricamente di assistere le vittime della sua esportazione democratica. E questa è una cosa veramente rivoltante, secondo me. Guarda, bene, noi adesso siamo in chiusura. Io, Gregorio, ti ringrazio moltissimo delle informazioni che ci hai dato, che ai più assolutamente sono sconosciute, e anche a queste riflessioni di riconversione di sistemi di guerra e anche di compagini militari che possono essere assolutamente reimpiegati con fini totalmente più utili. Allora, un grazie a te e a un risentirci, e comunque abbiamo apprezzato moltissimo quanto hai saputo dirci. Grazie. Grazie, grazie a voi, è stato un grande piacere. Grazie. Ecco, allora, gentili ascoltatori, sono le 19:27. Io con questo intervento dell'amico Gregorio Piccin abbiamo fatto una riflessione su un virus che vi consiglio di tenere molto sotto controllo, questo virus della guerra, che se fate attenzione si sta espandendo nel mondo con una grandissima violenza. Non c'è solo la situazione medio orientale, anche molte situazioni in Africa, molte tensioni in Asia, particolarmente Iran, Israele, la situazione è in crescendo dopo l'assassinio del generale Soleimani. E in più ci sono tensioni che noi non vediamo, ma in Cile, in Venezuela, in Bolivia, anche l'America del Sud è in una gravissima crisi di legalità popolare, ecco, direi io, e questo è un terreno molto favorevole a quei pochi che vogliono fare gli interessi sui molti. Le persone, ognuno di noi, deve fare la sua parte, come suggerisce Giulietto Chiesa. Riappropriamoci del primo territorio importante che sono le nostre menti, quindi dobbiamo avere informazione, come speriamo di aver offerto questa sera molto puntuale e profonda. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a continuare a seguire i programmi di Radio Saius e vi auguro un buona sera a tutti. Abbiamo trasmesso Diretta Saius.
ha coordinato in studio centrale Rosario Moreno. I nostri programmi adesso proseguono a diffusione regionale.